Progressive protects more than just your home and car. You could save when you bundle your motorcycles, ATVs, boats, and RVs. Doesn't that sound good? Like the sound of the wind in the trees as your RV sits parked in the forest. Is that the call of the majestic owl? And there's the sound of a tree branch crashing into the roof of your RV. Oof, I guess their nest was in that branch. But you know what does sound good? You're covered with Progressive. So bundle all your vehicles and home in one place and save with the multi-policy discount. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing. Help save lives. And so can you. Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing. Help save lives. Donate today at your local CSL plasma center and be rewarded for your generosity. Cominciamo, adesso ormai dovrebbero arrivare anche i ritardatari, quindi apriamo l'ultimo incontro di quest'anno del ciclo di Scienze e Fantascienza, che è giunto al suo terzo anno di vita, ma come sapete in realtà eredita un'eredità molto più lunga, quella del seminario sulle scienze dello spazio, che è iniziato già nel 2004, ormai lontano. E oggi facciamo un incontro, l'ultimo incontro, dedicato di nuovo alla scienza, quindi storie alternative reali o quantomeno possibili, e su questo abbiamo con noi la dottoressa Margherita Raineri, che è una biologa dell'Università di Genova, che ci racconterà una storia molto particolare e che tra l'altro, oltre alla storia in sé, insomma, ci sono anche alcuni aspetti più generali che secondo me sono molto interessanti, che lei vorrà dire circa il metodo della scienza, in particolare della biologia, l'importanza della storia per la biologia, che è una cosa che si sta un po' dimenticando, ma questo lo dirà lei. Io, prima di darle la parola, ricordo, vabbè, ho già detto dell'attestato, faccio presente, così per la cronaca, che l'anno prossimo, ovviamente il ciclo ci sarà di nuovo e sarà sempre in questo periodo, sarà come quest'anno, quindi finirà, sarà un po' più breve perché quest'anno è diventato più breve il semestre, cioè o meglio è tornato alla dimensione giusta perché è stata tolta la pausa intermedia per gli esami, quindi il semestre va da circa il 20 settembre al 20 dicembre, per cui anche le nostre conferenze saranno di conseguenza distribuite in questi tre mesi, ottobre, novembre, dicembre. L'anno prossimo, quasi certamente, diciamo, anche poi è ovvio che mi prendo un minimo di tempo per verificare anche le disponibilità reali delle persone che intendo invitare, però diciamo che 99 su 100 l'idea è di fare sull'intelligenza artificiale, il titolo sarebbe
una cosa tipo tu robot, storia, intelligenza artificiale tra immaginazione e realtà, qualcosa del genere, ovviamente parafrasando il famoso Io Robot di Asimov. E penso che questo l'idea è, perché chiaramente è un tema classico, classicissimo della fantascienza, ma soprattutto mi è nato dall'incontro col direttore dell'Istituto di Tecnologia di Genova, dove stanno facendo, nell'ignoranza generale, cioè proprio nella inconsapevolezza, nel senso che proprio nessuno ne parla, si sta facendo una robotica che è di estrema avanguardia. Siamo veramente ai confini della fantascienza ormai, e l'Italia è, per chi non lo sapesse, il secondo paese del mondo dopo il Giappone nel campo della robotica. Alzi la mano chi lo sapeva, naturalmente non alza nessuno. Beh, vabbè, d'accordo, loro sì, perché ormai quelli di Urania Mania non possono non sapere queste cose, però la gente normale non lo sa. E però è così, è così come molte altre cose che si fanno, dove la ricerca italiana in realtà è ai primissimi posti nel mondo in tantissime cose, e se ne parla sempre in modo assurdo. In particolare l'Istituto di Tecnologia di Genova è interessante anche dal punto di vista proprio pratico, perché tutti dicono, per esempio, uno dei segni che l'università italiana fa schifo è che non ci vengono docenti stranieri. Lì la metà sono stranieri. Perché? Perché quello è l'unico istituto che funziona con regole normali, cioè quelle internazionali e non quelle italiane. Quindi forse il problema non è che la scarsa qualità del nostro mondo della ricerca, ma le regole assurde che ci impongono e la scarsità di risorse. Problema, tutti i ministri degli ultimi 30 anni hanno pensato di correggere, di sistemare i problemi dell'università italiana aumentando le regole e diminuendo le risorse. Forse c'è qualcosa che non va. Anche questo è un motivo per cui vorrei veramente portare questo esempio, che è un esempio di come, fatta con regole sensate e con risorse adeguate, la ricerca italiana riesce a essere ancora la migliore del mondo. Per introdurre il tema specifico di oggi, lascio invece la parola, 2 minuti, al mio amico e collega Alberto Vianelli, che è un biologo, quindi può, anche se lavora ormai da tempo con scienze della comunicazione, e che penso possa fare meglio di me da introduzione a Margherita, e mi fa anche piacere, perché così è un segno anche di come da noi c'è un certo, diciamo, lavoro di squadra che non è sempre così scontato, né in università né in altri posti. E quindi lascio un attimo la parola ad Alberto. E ovviamente ringrazio molto Margherita, che è anche una cara amica che conosco ormai da moltissimo tempo, e quindi mi fa anche piacere averla qui, oltre che, insomma, essere contento, perché sarà sicuramente un incontro interessante. Alberto, prego. Buonasera, grazie Paolo, grazie alla nostra ospite per essere intervenuta. In realtà mi premeva solo rubare qualche minuto. Non tanto per parlare del tema specifico dell'anfiosso, dell'evoluzione dei vertebrati e quindi dell'uomo, ma per sottolineare l'importante relazione e significato della storia per la biologia, che non è casuale, cioè esiste una storia della scienza, ma la storia della biologia è particolare perché la biologia stessa, in un certo senso, si può definire una scienza storica. In particolare la biologia evolutiva, cioè quella che studia l'evoluzione degli organismi nel tempo, nella storia della Terra, è per definizione una scienza storica. E questo in qualche modo ha differenziato da sempre la biologia dalle altre scienze più classiche, come la fisica, e addirittura diciamo, nei primi decenni del Novecento c'è chi fra i filosofi della scienza dubitava della stessa possibilità di definire la biologia una vera e propria scienza. Oggi questo non è più in discussione, l'immagine della scienza è qualcosa di più complesso dal semplice procedimento logico per scoperta e verifica di leggi, che era stato messo in evidenza appunto soprattutto nei primi decenni del Novecento studiando la fisica, e quindi in qualche modo possiamo dire che studiare
la storia della biologia evoluzionistica, quindi di quella parte della biologia che studia l'evoluzione, è un po' come fare una storia della storia, la storia della storia degli organismi viventi. E cosa succede studiando in genere la storia della scienza? Voglio citare una frase che era stata scritta da quello che poi è diventato un filosofo della scienza, Thomas Kuhn, ma che è nato come scienziato e poi come storico della scienza. Lui scriveva: la storia, se fosse considerata come qualcosa di più che un deposito di aneddoti o una cronologia, potrebbe produrre una trasformazione decisiva dell'immagine della scienza dalla quale siamo dominati. In particolare, quello che diceva è che l'immagine della scienza dalla quale siamo dominati è quella che viene descritta nei libri di testo come un processo lineare, logico, senza errori, con un processo assolutamente conseguenziale. Invece la storia ha messo in evidenza che non è così, e in particolare quello che la storia della biologia ha messo in evidenza è che molte delle idee attuali sull'evoluzione, ma non solo, anche idee sul campo che è la cosiddetta genetica o la biologia dello sviluppo, che hanno anche forti implicazioni etiche e politiche, dicevo, molte di queste idee in realtà hanno la loro radice in un tempo che è anche inaspettatamente lontano. Addirittura alcune idee si possono far risalire in fondo a delle concezioni proposte da Aristotele e sono ancora, permeano ancora profondamente il nostro sapere biologico, e non necessariamente in senso negativo, cioè non tutte le idee antiche sono per forza delle idee da scartare. E soprattutto molte idee erano state oscurate all'epoca dal prevalere di altre teorie, che queste però vengono recuperate in base alle conoscenze attuali. E allora questo porta in qualche modo a riscrivere la biologia evolutiva e quindi a riscrivere la storia degli organismi. Quindi in questo senso il seminario di questa sera spiegherà come in fondo si può ancora oggi riscrivere una storia alternativa degli organismi sulla Terra, andando a indagare la storia della biologia stessa. E direi che quindi sarà particolarmente interessante ascoltare la nostra ospite, perché mostrerà come un approccio più, detto in modo più classico scientifico, può essere coniugato con un approccio storico per evidenziare non solo lo svolgersi della scienza stessa realmente nel campo accademico e nella società, ma anche in qualche modo per riscrivere alcuni aspetti della nostra realtà biologica, del nostro essere biologico. Grazie mille ancora alla dottoressa Raineri, le lascio la parola. Va bene, ringrazio il professor Musso per l'invito e il collega per la gentile presentazione. E questo è il seminario conclusivo di una serie di incontri che ho visto intitolato Storie alternative, immaginarie e reali. Ecco, quella che io provo a raccontare in realtà è una storia reale che riguarda proprio l'origine in definitiva anche nostra, in quanto parte del gruppo dei vertebrati. Ecco, come biologa però dovrei dire che già questo punto di partenza è viziato da un atteggiamento antropocentrico. Cioè, noi siamo abituati a pensare ai vertebrati come il gruppo principale, tutto sommato, ma semplicemente perché ci siamo noi. No? In realtà il problema riguarda anche gli altri gruppi
sistematici di grossa misura, cioè per esempio gli artropodi, i molluschi, gli anellidi, in realtà questi hanno anche molte più specie di noi, soprattutto gli artropodi. E già qui possiamo notare una piccola stranezza, no? Perché di questi gruppi l'origine è tuttora estremamente dibattuta. Se uno va a vedere cosa sappiamo dell'origine dei molluschi, dell'origine artropodi, eccetera, c'è una quantità di ipotesi, di teorie alternative. Mentre sembra che per i vertebrati noi godiamo di una situazione felice. Anzi, addirittura avremmo tuttora vivente, non l'antenato, perché il tempo 520 almeno milioni di anni di evoluzione c'è stato, ma non proprio l'antenato diretto, ma sicuramente il parente più prossimo, l'archetipo, il modello, ecco una parola che va molto di moda, che sarebbe l'anfiosso. Ora, penso che non tutti conoscano l'anfiosso, a parte biologi, perché per i biologi dovrebbe essere una tappa fondamentale, però volevo farvi vedere, diciamo, che è successo? Ah, eccolo qua. Allora, se, ecco qui, sì. Sulla parte sinistra di questa, diciamo, locandina, c'è un seminario che c'è stato quest'anno nel nostro Museo di Storia Naturale, e questa locandina è comparsa anche sui bus urbani, quindi tutti potevano leggere il programma di questi seminari. E il titolo di questo è L'anfiosso e l'evoluzione del cervello, tenuto da due studiosi del mio dipartimento. Quindi, per dire che si ritiene da parte di moltissimi biologi che basta studiare le caratteristiche di questo piccolo animale e noi possiamo ricostruire una narrazione attendibile sulla nostra stessa evoluzione. Su questo sono un secolo e mezzo di ipotesi, magari poi cambiate, certe scartate, eccetera, eccetera. La foto qui mostra in piccolo com'è quest'anfiosso, cos'è questo animale, ma superficialmente assomiglia a un piccolo pesce. È un essere affusolato che riceve il suo nome anfiosso, che poi è sbagliato dal punto di vista sistematico, dal fatto che è appuntito ed entrambe le estremità. Altri suoi nomi sono stati, per esempio, acrani, nel senso che non hanno un cranio, in realtà non hanno neanche una vera testa, oppure anche leptocardi, per dire che non hanno un cuore carnoso come quello degli altri vertebrati, ma semplicemente un vaso contrattile. E dunque, allora qua, per chiudere questo file... Per chiudere il file, qua come si clicca? Forse ci siamo. Ecco. Ok. Allora, ecco, questa invece è una pagina che ho fotocopiato di un testo di anatomia comparata che era una sorta di Bibbia di metà 800, il testo di Owen, un anatomo comparato inglese, conosciuto e temuto da Charles Darwin, una grandissima autorità. E in questo testo cosa vediamo? Da questo lato una, diciamo, immagine schematica dell'anatomia dell'anfiosso e da quest'altro lato l'archetipo dei vertebrati. Cos'è un archetipo? Ma è un termine che in realtà apparteneva a una visione della diversità della natura precedente al darwinismo e all'evoluzionismo in quanto tale. Cioè si riteneva che all'origine di ciascuno dei grandi gruppi animali ci fosse una sorta di idea archetipica, cioè un essere semplice con tutte le caratteristiche fondamentali del gruppo, dal quale poi potevano essere derivati tutti gli altri per via di trasformazioni di tipo lineare geometrico. E uno dei supporters di questo punto di vista fu per esempio Geoffroy Saint-Hilaire, cioè di queste trasformazioni semplici dei viventi.
Ora, se non so io come si, diciamo, si, ci si approccia alle scienze della comunicazione, quello che voglio dire è che questo tipo di presentazione che è fatta in questo testo e che non è dissimile da quella di tutti i nostri testi di anatomia comparata ed embriologia, è un potente modo per comunicare un concetto. Cioè, vuole dire che l'archetipo è estremamente simile all'anfiosso, ossia che l'anfiosso è una specie di archetipo dei vertebrati. E quest'idea, che in realtà appartiene a una filosofia idealistica della natura, che dovrebbe essere stata spazzata via dal darwinismo, in realtà permane tuttora. Quindi fa parte, io penso, del modo di pensare umano. Si rivela costantemente sbagliata, e in tanti campi, però noi ci abbiamo questa idea. Posso fare un brevissimo esempio tratto dalla genetica. Negli anni 90, quando cominciarono a sequenziare il genoma, trovarono i famosi geni Ox, cioè dei geni che comandano tutta una serie di altri geni e che vengono espressi in molti animali, iniziando dai vertebrati, in senso lineare partendo dalla testa verso la coda. Cioè praticamente scandiscono l'asse longitudinale del corpo. Allora, dato che all'epoca si conoscevano praticamente solo i vertebrati, con un grosso articolo su Nature degli anni 90, Jonathan Slack lanciò il concetto di zootipo. Cioè praticamente suggeriva di considerare animali quelli che hanno lo zootipo, ossia questa serie lineare di geni Ox, che era considerata tipica degli animali. Poi dopo 20 anni di sequenziamento di geni ci si accorse di alcune cose, cioè che innanzitutto la massima parte degli animali non hanno questa disposizione collineare dei geni Ox, che magari sono anche sparpagliati su cromosomi diversi, e ciò nonostante sviluppano il loro asse longitudinale in senso cefalo-caudale benissimo, senza nessun problema. Per dire che l'idea dell'archetipo lineare fa parte effettivamente del nostro modo di pensare. E questa è proprio la visione dell'archetipo. Cos'è questo archetipo dei vertebrati? È una sorta di pesce semplificato ideale astratto, che consiste praticamente di un asse, quello che poi potrà diventare la colonna vertebrale, e di una serie di elementi ripetuti periodicamente lungo quest'asse. Questi elementi sono intercambiabili, quindi qui sbagliando, tra l'altro, si riteneva ad esempio che gli archi branchiali fossero più o meno dello stesso tipo delle costole. Quindi cambiando tutta questa serie di elementi e gli archi sarebbero addirittura derivati da raggi degli archi branchiali, si sarebbe poi ottenuto il vertebrato magari con 4 appendici e così via, no? Quindi il fatto che l'anfiosso sia così simile all'archetipo ha giocato un ruolo veramente importante per il riconoscimento dei vertebrati. A questo va aggiunto un problema di sistematica, perché quando l'anfiosso fu classificato la prima volta nel 700 da Pallas, zoologo che operò in ambito russo, fu classificato come mollusco. Poi uno zoologo italiano, prima metà dell'Ottocento, mi pare 1832, lo classificò come pesce, pesce primitivo, quindi già vertebrato. E questa classificazione di pesce rimase per decenni errata, e questo giocò un grosso ruolo in questa diciamo, centralità dell'anfiosso come archetipo dei vertebrati. Allora, la tappa successiva fu il trionfo della teoria darwiniana, cioè l'evoluzione, e quindi il tentativo di trovare gli anelli di congiunzione tra i vari gruppi animali, no? Perché se c'è una trasformazione, si riteneva che fosse possibile trovare gli anelli di congiunzione da un gruppo all'altro. Da notare una cosa, che anche se Darwin stesso diceva che non bisognava assolutamente parlare di superiore e inferiore,
In realtà quest'idea di un andamento orientato ascensionale dell'evoluzione rimase, perché vediamo l'albero evolutivo tradizionale di Haeckel e cosa c'è? C'è una direzione principale che sarebbe il fusto dell'albero e che porta a una cima dove troviamo poi l'uomo, cioè gli esseri umani. E quindi qual era il punto di trovare l'evoluzione dell'uomo alle sue origini proprio dei vertebrati? Era di trovare l'anello di congiunzione tra vertebrati e invertebrati. Da notare che questo tipo di frase si legge tuttora su articoli scientifici di altissimo livello, cioè riviste internazionali, quando in realtà basta un pochettino di concetto per capire che è impossibile che esistano anelli di congiunzione tra animali tuttora viventi. Cioè, essendo che grandi gruppi animali si sono differenziati abbastanza rapidamente nel Cambriano, è evidente che noi abbiamo una radiazione evolutiva, ma non possiamo avere dei collegamenti lineari tra gli animali che tuttora esistono. Invece nell'Ottocento si tentava di stabilire questi collegamenti tra animali esistenti. È noto uno dei collegamenti che suscitò polemica a non finire, anche estremamente interessante se uno se ne va a vedere, dell'anello di congiunzione tra uomo e scimmie, che tra l'altro portò anche a dei falsi veri e propri, no? Cioè crani fabbricati da qualche burlone per far vedere che c'hanno caratteri intermedi tra scimmia e uomo. Quindi ormai questo concetto di anello di congiunzione dovrebbe essere accantonato, è rimasto in un certo senso per l'anfiosso. E questa è anche una cosa molto curiosa, perché si continua a dire che ha un insieme di geni un po' simili a quelli degli invertebrati e un po' simili a quelli dei vertebrati, e lo stesso per alcuni caratteri anatomici. Andrebbe anche detto che detto invertebrati così è un termine assolutamente non scientifico. Se vai a un termine della zoologia, che so, settecentesca, chi sono gli invertebrati? Non ha nessun senso dare un unico nome comune agli animali senza vertebre. Di nuovo siamo a quel punto di vista antropocentrico che considera i vertebrati veramente il gruppo più importante dell'evoluzione e tutti gli altri possono essere messi in un'unica categoria, mentre questo chiaramente non è vero. Comunque, tornando all'anfiosso, vedete che secondo questo tipo di albero evolutivo suggerito da Ernst Haeckel, occupa proprio questa posizione diciamo intermedia tra la parte dove arrivano i bassi invertebrati e la parte ascensionale che poi porta all'uomo. Faccio vedere poi una presentazione PowerPoint che avevo portato a un congresso in Francia. E però devo fare una, in questa presentazione si discutono le conseguenze mai analizzate di un recente cambiamento in questo punto di vista che in maniera sorprendente non ha suscitato tutto lo scalpore e la polemica che avrebbe dovuto suscitare, secondo me. Allora, prima di parlare questo, vediamo quest'ultima immagine, se ce l'ho. No, questa non ce l'ho, vabbè. E, diciamo che l'anfiosso in tutti i testi fino a pochi anni fa, non so se ormai hanno cambiato i testi universitari o ancora aspettano, o i testi di zoologia, lo troviamo proprio prima dei pesci più primitivi. Quindi è considerato il parente più prossimo dei vertebrati con cranio. Prima dell'anfiosso ci sono i tunicati. Tunicati è un gruppo ancora meno conosciuto dell'anfiosso, anche se è facile trovarlo nei porti, in mare, e sono degli organismi che non hanno proprio nulla dell'aspetto del pesce. Possono essere o sessili, ossia aderenti al substrato, oppure pelagici o liberamente natanti, e sono degli organismi filtratori. Qual è la somiglianza di questi animali, che in tempo erano classificati come molluschi degenerati o di basso livello?
Qual è la somiglianza con vertebrati? È soltanto allo stadio larvale, perché questi esseri hanno una larva natante che serve per disseminare la specie, che ha una testa e una coda, e in questa coda ci sarebbe l'equivalente dello scheletro assile dei vertebrati, ossia la notocorda. E infatti questa larva è stata chiamata in inglese anche tadpole larva o larva giriniforme, perché nonostante le piccolissime dimensioni, con un po' di fantasia si potrebbe anche paragonare a un girino d'anfibio. Dicevo che recentemente l'anfiosso è stato spodestato dalla sua posizione gloriosa di parente più prossimo dei vertebrati ed è stato sostituito dai tunicati. Questo dovrebbe comportare un grossissimo ripensamento, secondo me, da parte dei biologi. Questa cosa è stata fatta su base delle sequenze genetiche. Cioè, io non sono una genetista, ma in realtà ho visto che non è così semplice paragonare i genomi, assolutamente. Prima di venire qui ho guardato un pochettino gli ultimi risultati sull'anfiosso e sembra addirittura che potrebbe essere stato commesso una quantità di errori col sequenziamento precedente, cioè non è semplice sequenziare o paragonare i genomi. Ma sta di fatto che dal punto di vista delle sequenze dei geni, i tunicati sono più simili ai vertebrati di quanto non lo sia l'anfiosso, no? E quindi diciamo, è stata cambiata la sistematica in questa maniera. Naturalmente tutti i numerosi e potenti gruppi di ricerca statunitensi e internazionali che hanno dedicato la loro vita a studiare l'anfiosso come modello dei vertebrati, inclusi i miei colleghi della locandina precedente, e non sono stati contenti di questa rivoluzione. E hanno trovato un escamotage, hanno detto sì, dal punto di vista dei geni i tunicati sono più simili, però l'anfiosso è meno modificato, quindi resta comunque il miglior modello disponibile per capire l'origine dei vertebrati. Quindi chi studiava i tunicati continua tranquillamente a studiarli come parenti stretti dei vertebrati, gli altri lo stesso, però in realtà è un grossissimo problema dal punto di vista sia della genetica che della morfologia. Allora, io ho cominciato facendo questo albero che ho messo, che è diverso da quello di Haeckel, perché come vedete non ha un fusto direzionale, e questo corrisponde a una visione dell'evoluzione animale che è già stata anch'essa sorpassata. Cioè dalla visione di albero col fusto si è passata alla visione di albero a cespuglio, ossia cespuglio perché ci si è resi conto che ci sono delle radiazioni evolutive tipo, diciamo, esplosivo, che oscurano, cioè annullano l'idea di una specie di struttura portante, quindi praticamente non ci sono evoluzioni lineari così belle come c'erano nei libri dell'Ottocento, come abbiamo studiato ancora noi nella prima metà del Novecento. Non ci sono questi cambiamenti graduali che vanno in un'unica direzione, ma sembrerebbe che ci siano dei periodi di stasi, cioè di relativo poco cambiamento in tutti i gruppi animali, seguiti poi da radiazioni evolutive, cioè da un'esplosione di forme diverse, di cui alcune poi sopravvivono e continuano e altre magari si estinguono. Questo riguarda anche la specie umana, cioè recentemente si è scoperto che in realtà hanno convissuto sulla Terra diverse specie di uomo, anche se poi è rimasto soltanto il sapiens. Uno dei parenti che già si conoscevano era il Neanderthal, che si è estinto in epoche quando già l'uomo lasciava reperti, arte, eccetera, no? Quindi albero confuso, albero a cespuglio, adesso ancora diverso, micelio tipo quello dei funghi, cioè una cosa ancora più intrecciata, perché si è scoperto che soprattutto probabilmente nel Cambriano e tuttora c'è una quantità di trasferimento laterale di geni. Cioè i geni non si trasmettono solo per via di riproduzione, che è quella che poi fa parte della teoria darwiniana, cioè riproduzione con mutazione, ma si trasmettono da un organismo all'altro, anche molto distanti, per via di vettori batterici, ad esempio. Quindi ci sono autentici pezzi di genoma che possono
passare da un organismo all'altro. E uno degli ultimi congressi che ho visto, c'era un collega statunitense che riteneva addirittura, che io lo ritengo molto difficile, che l'anfiosso fosse un frutto di una ibridazione tra una sorta di protovertebrato e di invertebrato. Quindi non è assolutamente semplice a questo punto sgombrare il campo da ipotesi, perché se i geni non si trasmettono solo per riproduzione ma possono anche viaggiare liberamente tra organismi, è chiaro che le sequenziali non ci aiuta molto a capire poi come sia avvenuta l'evoluzione. Ecco, quindi con alcune cose non andiamo tanto nei dettagli, parlo anche di questa cosa qui del problema della biologia molecolare, ma andiamo un pochettino a vedere cosa fanno i geni, perché oggigiorno chi studia, soprattutto io parlo dell'anfiosso, ma si affida tantissimo sui geni, sono abbastanza simili a quelli dei vertebrati, sono espressi in modo simile, se non sono espressi in modo simile vuol dire che sono stati cooptati, cioè presi da un utilizzo e portati a un altro, comunque tutto viene sempre ricondotto alla stessa teoria. Il problema è che i geni in realtà sono più o meno gli stessi in tutti gli animali, hanno subito delle modifiche nelle sequenze, però la loro funzione è notevolmente conservata. Quindi in realtà da un comune pool genetico, a seconda di come vengono utilizzati, in che contesto, in un certo senso, sia anche temporale, spaziale nell'embrione, in cooperazione con altri geni, noi possiamo costruire una quantità di cose differenti. Ecco. Quindi il problema appunto della somiglianza dei geni è questo qui. Un altro esempio è questo, no? Perché si sa che abbiamo una piccolissima diversità nel genoma rispetto agli scimpanzé, che sono i primati superiori a noi più vicini, intorno all'1,5%. E questo cosa significa forse? Che noi siamo quasi identici agli scimpanzé? Evidentemente no, tra l'altro poi ci sono degli animali invece che hanno differenze molto grosse dal punto di vista genetico, che sono apparentemente simili, quasi identici. Io penso ai toporagni. I toporagni hanno, che sono degli insettivori dall'aspetto un po' più minuscoli, topi, hanno una diversità genetica incredibile e sono uguali per quello che noi possiamo distinguere. Quindi il criterio della semplice sequenza dei geni non dice molto poi né sull'evoluzione e neanche sull'aspetto che assumono gli animali. E lo stesso, anche non mi addentro nel nuovo modo di considerare i caratteri, perché non è un grosso problema. Ecco, qui è invece quello che vi ho detto poco fa. Questa è diciamo, la visione dell'evoluzione dei vertebrati che dominava fino a poco tempo fa e probabilmente è rimasta ancora in buona parte dei libri di testo. Cioè abbiamo i vertebrati, i loro parenti più stretti sono i cefalocordati, ossia l'anfiosso, e più distanti ci sono i tunicati. Invece, questi sono tutti caratteri che dovrebbero legarli, eccetera, eccetera. Non mi addentro troppo su questa cosa, no? Poi ci sarebbero anche i caratteri embrionali che dovrebbero collegare questi gruppi. Cioè dovrebbero avere delle caratteristiche di segmentazione, di deformità delle cavità del corpo, di origine dell'ano e via discorrendo, che dovrebbero essere simili. La cosa paradossale è che assolutamente nessuno di questi caratteri è simile tra l'anfiosso e i vertebrati o tra i tunicati e i vertebrati. Cioè se uno va a vedere nei dettagli tutta quanta l'embriologia e tutti quanti i caratteri, non ce n'è uno che vada d'accordo con quelli dei vertebrati. Io ho passato anni a studiare tutta la letteratura e sono rimasta anche molto colpita del fatto che queste cose si sanno e sono anche state dette, ma in un certo senso non sono state recepite. Ecco, forse perché chi l'ha dette in un articolo buono non è stato letto da quelli che pubblicano di più,
oppure se l'hanno letto non ha voluto citarlo perché non si accordava con le loro teorie. Ma quello che dico in questa presentazione è ampiamente noto, cioè non sono fatti, non sono neanche interpretazioni queste. Allora, passiamo appunto a questa nuova filogenesi che è veramente problematica. Uno, perché mette le ascidie, ossia i tunicati, più vicini ai vertebrati. Un altro, questo lasciamo perdere gli acelomorfi, perché mette insieme, dal punto di vista genetico, sono molto vicini, due gruppi animali che dal punto di vista morfologico non potrebbero essere più diversi. Ora, forse pochi conoscono gli emicordati, che sono delle sorte di vermi marini che vivono sui fondali fangosi, in genere, almeno balanoglosse, eccetera, e però comprendono anche questi piccoli organismi sessili con un lofoforo, pterobranchi e enteropnesti. Comunque sono tutti esseri molli, diciamo, vermi o simili, se vogliamo, a dei, come potrei paragonare, dei piccoli briozoi, vabbè, ve ne sapete cosa. Ma questi sono i parenti più stretti degli echinodermi, che sono diversissimi dal punto di vista morfologico. Voi conoscete tutti il riccio di mare, le stelle di mare, eccetera. Sono gli unici animali giustamente classificati tra animali bilaterali, perché in origine erano tali, che hanno una simmetria pentaradiata. Voi avete presente la stella di mare, ma anche se guardate lo scheletro di un riccio riconoscete la simmetria pentaradiata da questo scheletro. Cioè, ma cosa hanno a che fare quindi questi animali insieme? In realtà hanno in comune lo sviluppo embrionale. Cioè, questo infatti li hanno uniti in questo gruppo detti Ambulocrearia, perché già nel 1874 Ilya Mechnikov aveva suggerito questo raggruppamento in base all'embriologia. Quindi questo ci dice che per capire la struttura dell'adulto è fondamentale studiare il suo sviluppo. Questo in realtà si sapeva già dagli inizi dell'Ottocento. Cioè, per capire le strutture adulte bisogna seguire il loro sviluppo e paragonarlo a quello di altri animali. Quindi se vediamo come si sviluppano gli embrioni e le larve e degli emicordati e degli echinodermi, dobbiamo dire che in effetti sono estremamente simili, anche se poi l'adulto diventa molto diverso. Allora dice, vabbè, quindi noi torniamo ai nostri anfiossi, eccetera, dovrebbero essere allora estremamente simili dal punto di vista dello sviluppo embrionale, no? Assolutamente no. Allora, solo per la questione genetica, ho detto prima che i tunicati sono stati messi vicino ai vertebrati per le sequenze dei geni. Ma sequenza è una cosa, organizzazione del genoma è un'altra. L'organizzazione del genoma dei tunicati è completamente diversa da quella dei vertebrati. Tornando ai famosi geni Ox, ne hanno pochi e completamente sparpagliati, non hanno un cluster organizzato, hanno proprio un genoma completamente diverso. Tanto che mi ricordo un articolo su Science che diceva, ma fino a che punto è possibile una variabilità genetica per produrre lo stesso tipo di piano corporeo? Ma è qui il punto, ma siamo sicuri che questo sia lo stesso tipo di piano corporeo? È quello che non regge. Cioè, a questo punto allora vuol dire che noi cerchiamo prove nella genetica, però poi in definitiva, quando queste prove non ci sono, torniamo a dare la parola finale alla morfologia. Però la morfologia si continua a interpretare non guardando e le cose come realmente sono, ma guardandole dal punto di vista della teoria dell'Ottocento. Cioè, questo è un caso, secondo me, interessantissimo di permanenza di idee. Cioè, evidentemente queste idee sono state così potenti, importanti, grazie anche all'appoggio di Darwin, grazie alla massa entusiastica di studi che sono stati fatti in tutti i decenni, che non si riesce a pensare in maniera differente. Io lo posso dire perché sono arrivata a queste conclusioni non perché io mi sia messa a criticare la teoria dominante, ma non ci sarei mai arrivata.
Ci sono arrivata per caso, per una via collaterale, studiando le larve dei molluschi. Ho avuto un'intuizione su cosa potessero essere le strutture che si sviluppano dorsalmente nei gruppi animali e mi sono messa quindi a studiare tutti gli embrioni di tutti i gruppi animali da questo punto di vista, che richiedeva un orientamento preciso. A questo punto sono incappata negli unici che erano fuori posto, che erano l'anfiosa e i tunicati. È da lì che è nata la cosa. E voi direte, allora come sarei stata contenta? Assolutamente no. Per me è stato uno shock incredibile. Cioè, sono molti anni, mi ricordo che non ho dormito per 7 giorni, perché mi sembrava impossibile che una cosa a cui tutti credevano, iniziando da me, si rivelasse non vera. E non vera inizialmente per un motivo banale, semplicemente perché chi orientò per primo questi embrioni ha sbagliato il sopra col sotto, detto proprio in termini banalissimi, no? E cioè, quindi effettivamente è bastato un errore in quel preciso momento storico, quando si cercavano gli anelli di congiunzione, quando c'era tutto questo entusiasmo per trovare l'origine dei vertebrati dagli invertebrati, unito al fatto che l'anfiosa allora era ancora considerato un pesce, ed ecco che è venuto fuori tutta questa costruzione che ancora oggi evidentemente è difficile smantellare. Ecco, uno non crede che sia possibile che non sia vera, ma in realtà è vero. La storia della scienza è ricchissima di concetti che sono rimasti per secoli e poi si sono rivelati falsi, però se noi fossimo andati a chiederlo ai contemporanei erano convinti che fossero veri, no? Quindi evidentemente noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Quindi diciamo che dal punto di vista genetico la somiglianza proprio non c'è, e dal punto di vista strutturale meno che mai, perché qui vi ho fatto gli schemi degli adulti delle 3 classi principali dei tunicati. Questo qui è quello che forse si conosce di più, cioè sono le ascidie sessili. Sono animali filtratori che stanno attaccati al fondo e hanno 2 sifoni che permettono all'acqua di entrare e passare da questo cestello filtrante e uscire. Questi che sono i tagliacei, sono tunicati pelagici, spesso coloniali, anche se filtratori, quindi troviamo nel plancton, eccetera. Questi sono quelli che in realtà dovrebbero essere più simili ai vertebrati, sono i larvacea. Sono animaletti minuscoli, sono lunghi pochi millimetri, e a differenza degli altri conservano allo stato adulto questa sorta di coda che dovrebbe contenere quella che è paragonabile alla corda dorsale dei vertebrati, no? Dice, ma questo piccolo animaletto è davvero simile a un girino, una sorta di pesce? Assolutamente no. Cioè, innanzitutto questa coda, come si vede da questo schema, non è orientata secondo l'asse longitudinale della testa, ma esce a metà della parte anteriore del corpo ed è ruotata di 90 gradi dorso-ventralmente. Cioè, quindi è un'appendice in realtà che serve all'animale per creare una corrente d'acqua che passa attraverso la sua casetta segreta e gli permette di nutrirsi. Un'altra cosa interessantissima di questi animali è che non hanno una simmetria bilaterale in nessun senso, neanche negli organi di senso. Anche l'anfiosa è così, no? Cioè l'anfiosso non ha 2 occhi cefalici, ha un singolo occhio mediano, chiamiamolo occhio, fotorecettore estremamente primitivo. I tunicati lo stesso, anche la famosa larva d'ascidia ha un solo fotorecettore e dietro un recettore di gravità, un astatocisti. Quindi è come se noi avessimo un unico occhio e un unico orecchio, uno dietro l'altro sulla testa, quindi non hanno assolutamente una simmetria bilaterale sviluppata. Allora, senza andare troppo nei dettagli, perché lì è un po' specialistica, quello che voglio richiamare alla vostra attenzione, questo schema dello sviluppo di una scidia e di una rana, l'ho preso
tale quale da un lavoro pubblicato una decina di anni fa, diciamo, su una delle massime riviste dell'Open Biology, e dimostra esattamente che quello che vi dicevo io, cioè voi vedete, questo è lo sviluppo della scidia, questo è lo sviluppo della rana, e la parte dorsale di questo animale, dove c'è la notocorda, se noi non lo capovolgiamo, resta praticamente dalla parte opposta di quello del vertebrato. Cioè, chi segue lo sviluppo vede letteralmente che queste strutture non possono essere dorsali. Quindi quello che voglio dire è che quello che è stato interpretato come asse dorsale, supporto dorsale, sistema nervoso dorsale, in realtà in questi animali sono ventrali e quindi sono tutta un'altra cosa. A parte che poi anche hanno una struttura, una funzione diversa, qui poi se qualcuno vuole sapere qualcosa possiamo chiedere. Quindi questo si sa. E perché non si, diciamo, non se ne traggono le conseguenze a un certo punto? Per me è un grosso punto interrogativo. L'unica cosa che mi viene in mente è che forse richiederebbe una tale fatica di revisione di tutto quanto quello che si è detto che si preferisce, diciamo, lasciar perdere. Alcuni colleghi americani mi hanno detto che ci vorrà molto tempo, prima o poi qualcuno. E pian piano la cosa prenderà piede. Quindi questi animali sono estremamente interessanti, secondo me, da un punto di vista proprio dell'evoluzione, perché in realtà non sono i parenti più stretti dei vertebrati, però ci dicono qualcosa su animali molto primitivi da cui sono derivati gli altri, inclusi i vertebrati. Cioè, non ci dicono come poteva essere il nostro antenato all'origine. Lowe's knows how to get your lawn ready for spring. And right now, you can take up to $10 off select Scotts fertilizers. Plus, you can save $50 on a Craftsman 20-volt 13-inch string trimmer and leaf blower combo kit. Now just $99. Get set for spring. Visit us in-store or online today. Because Lowe's knows home improvement. Valid 323 through 45. Selection varies by location. While supplies last, excludes Alaska and Hawaii. Ma ci dicono come potevano essere gli antenati degli animali moderni. Allora, in questo ci aiuta ovviamente la paleontologia, che rispetto all'Ottocento ha fatto dei grandissimi passi avanti, perché si sono trovati molti fossili del Cambriano, ci si sforza di interpretarli. Purtroppo tutti quelli simili all'anfiosso vengono tranquillamente classificati o come cordati o addirittura pesci, con delle, diciamo, voli pintarici veramente incredibili. Quindi io qua li metterei molto volentieri in quelli che si chiamano animali bilaterali basali, cioè i più antichi da cui sono derivati gli altri. Questo quindi cosa ci potrebbe dire di questi animali più antichi? Che non avevano in genere una simmetria bilaterale compiuta, quindi erano dissimmetrici, che erano segmentati, sia pure con una segmentazione particolare, perché l'anfiosso non è segmentato come il pesce. Voi avete presente il pesce, i filetti di pesce con i segmenti, no? Nei vertebrati segmentati i segmenti sono in corrispondenza sul lato destro e sinistro. Nell'anfiosso sono sfasati, sono uno avanti rispetto all'altro. E quindi anche la locomozione è molto diversa. È un tipo di segmentazione molto particolare che ritroviamo in realtà in alcuni fossili ancora più antichi, quelli di circa 600 milioni di anni fa di Ediacara, e gli inglesi la chiamano la gliding symmetry, cioè una simmetria che presenta questi segmenti non allo stesso livello. Vabbè, comunque, quindi ci dicono che all'inizio molti animali avevano questo aspetto, e cosa ancora più interessante che possiamo vedere da come si sviluppa l'anfiosso e come sono i tunicati, questi animali quasi certamente avevano uno sviluppo diretto, cioè non avevano ancora sviluppato forme larvali. Perché in realtà la cosa interessante della larva d'ascidia, questa larva girino, e che non è una vera larva, ma è una specie di miniatura dell'anfiosso o dell'adulto.
Cioè, quel animaletto filtratore che vi ho fatto vedere prima, questo, sono chiamati anche larvacea perché assomigliano ancora alla larva. Quindi questo è un caso in cui la larva non è un'aggiunta morfologica al normale sviluppo dell'animale, ma è una forma adulta che è ridotta a sviluppo larvale, mentre l'adulto prosegue e cambia aspetto, quindi diventa o pelagico o sessile. È una cosa molto interessante. Quindi tornando al nostro scenario, cosa abbiamo? Abbiamo che probabilmente animali come l'anfiosso, e sono stati trovati, erano relativamente frequenti un 520 milioni di anni fa. Non erano né vertebrati né invertebrati, ovviamente, ma hanno potuto dare origine per cambiamenti a tutti i gruppi attualmente esistenti. Per quello che ci interessa, quello l'origine dei vertebrati, ma allora quali potrebbero essere i nostri parenti più stretti se non è questo piccolo animale che superficialmente assomiglia a un pesce? Ma sicuramente non era fatto come un pesce, non era simile a un piccolo pesce, è molto più probabile che fosse simile agli antenati degli attuali echinodermi. E c'è un unico autore che per decenni ha sostenuto in maniera molto ostinata questa parentela, e se non è andato in pensione perché quando l'ho conosciuto era anziano, e lavorava al Natural History Museum di Londra, Richard Jefferies, e sosteneva che in realtà i primi vertebrati avessero appunto un aspetto di questo genere. Le sue teorie non sono mai state accettate, e temo giustamente, perché i fossili a cui lui si riferisce hanno un tipo di scheletro esterno come quello degli echinodermi, cioè con sali di calcio calcitici e non fosfatici, no? Però ci manca, non è poi tanto impossibile trovare due tipi di scheletro nello stesso gruppo animale. Io spero che prima o poi trovino un qualcosa del genere con uno scheletro fosfatico, e quello potrebbe allora essere il nostro, diciamo, parente più antico. Ma come vediamo, non so se c'è un altro, sì, eccoli qua. E quindi questo modifica molto anche l'idea che ci facciamo del nostro antenato. Ritorniamo all'archetipo di Owen o alle Acrania. Qual è l'idea attualmente accreditata? Che quello che ha contraddistinto lo sviluppo dei vertebrati è stata l'evoluzione soprattutto della testa, con i suoi organi di senso, il suo cervello, eccetera, eccetera. Quindi il corpo segmentato c'era già, e Newhead, per una serie di motivi, sto a riassumere, col tempo si è evoluta. Invece probabilmente esattamente l'opposto, per quello che io posso credere. Cioè, quella che è comparsa prima nell'evoluzione dei vertebrati è stata la testa, quella che praticamente forma il riccio di mare attualmente vivente, quindi la parte più complicata iniziale dei vertebrati, poteva benissimo essere la parte cefalica, con le sue ricoperture scheletriche e così via. All'inizio, quello che noi chiamiamo adesso corpo, era forse una sorta di appendice mobile tipo coda, come quella di questi echinodermi ancestrali, diversissimi dagli echinodermi esistenti. Quindi naturalmente la complicazione iniziale ha riguardato anche poi la testa, eccetera, ma poi soprattutto la parte del corpo. Quindi un corpo nuovo e più complesso si è aggiunto alla testa iniziale, e che naturalmente anch'essa si è evoluta moltissimo, perché certamente la testa dei vertebrati, se noi andiamo a vedere anche partendo dai vertebrati senza arco orale, ha subito dei cambiamenti enormi, quindi per carità. Però rispetto a quello dell'anfiosso, che è praticamente un animale senza testa, in realtà io sono più propensa a pensare che l'antenato dei vertebrati avesse già una testa
organizzata e che da questa pendice che serviva per muoversi gradatamente poi si è evoluto quello che noi chiamiamo corpo. Un'ultima piccola osservazione, no? Cioè, ma noi davvero abbiamo qualcosa in comune con gli attuali echinodermi? Dal punto di vista embriologico sì, dal punto di vista genetico sì, ci sono delle grossissime somiglianze, dal punto di vista scheletrico sì, perché gli echinodermi e i vertebrati sono gli unici che hanno uno scheletro di origine mesodermica, adesso quando non siete biologi, no? Ma abbiamo diverse categorie scheletriche, per esempio quelle del granchio, è una sorta di esoscheletro, scheletro esterno, ma è formato praticamente dalla pelle, quindi è una struttura esterna. Noi invece abbiamo uno scheletro interno, no? E diciamo che anche gli echinodermi formano uno scheletro dal mesoderma, quindi già quella è una somiglianza. Poi ci sono queste somiglianze genetiche, ci sono notevolissime somiglianze embrionali, che non posso riassumervi, diciamo, nel corso di embriologia. Quindi in realtà questa parentela potrebbe esistere, ma qual è la morale della favola? Che in realtà diciamo che l'anfiosso potrebbe essere utile non tanto per capire da dove sono venuti i vertebrati, quanto da capire da dove sono venuti tutti gli animali moderni esistenti a partire da questi animali primitivi. Non so se... Ah, ecco, sì, ve l'ho messa. Per dire una cosa interessante, guardate questo fossile, la ricostruzione da un fossile, Nectocaris. Questo fossile è stato reso famoso da un libro di Steve Jay Gould, Wonderful Life, tradotto in italiano La vita meravigliosa, e Gould, ristudiando i fossili della Columbia Britannica, una zona del Canada, dell'argiloscisti, fossili molto antichi, e ha scritto questo libro portando avanti una sua tesi, cioè che questi fossili fossero ciò che rimaneva la testimonianza di un passato ancestrale in cui la vita sulla Terra è estremamente più diversa di quanto non sia oggi, queste forme strane, no? Quindi facevano di fantascienza, e tra questi c'era anche qualche fossile che avrebbe portato ai cordati, cioè agli attuali vertebrati. Ora, questa visione di Gould è stata molto ridimensionata, perché in realtà quelli che Gould interpretava come animali alternativi di un altro mondo possibile sono probabilmente invece gli antenati degli animali moderni. E questo Nectocaris ha subito una quantità di variazioni di classificazione. Un nostro paleontologo, Simonetta, l'aveva addirittura imparentato con i cordati per il semplice motivo che presenta questa segmentazione. Cioè, purtroppo spesso nei fossili, quando si vede una segmentazione, o cordati o vertebrati, se non sono vermi. In realtà alcuni reperti più recenti interpreterebbero la segmentazione come branchie, non come muscoli, e la presenza di sifoni potrebbe addirittura suggerire che questo animale, abbastanza simile a questo, fosse l'antenato dei molluschi. Quindi quello che volevo dire è che studiando l'anfiosso, che è, quello, è l'unico gruppo rimasto con questo tipo di organizzazione, l'unico gruppo rimasto, e si potrebbero fare delle ipotesi molto interessanti sull'origine degli animali contemporanei. E questo, con questo spero di non avervi annoiato, so che è un discorso forse un po' specialistico per i non biologi, ma se avete delle domande sono pronta a rispondere. Pronto. Allora, dunque, sì, intanto ci sono anche alcuni biologi, tra l'altro penso che qualche domanda ci sarà. Mi raccomando sempre di parlare nel microfono in modo che le vostre acute osservazioni vengano registrate, perché stiamo registrando tutto. Chi vuole parlare per primo? C'è qualcuno che si candida?
un non biologo? Sì, premesso che sono molto ignorante in biologia, ma cioè, fino a che punto si riesce a ricavare questi particolari dei fossili? Cioè, che ne so io, i fossili sono praticamente dei pezzi di roccia. In effetti questo è un grossissimo problema e non a caso gli zoologi spesso ironizzano sui paleontologi, perché quello che rimane è soggettissimo a interpretazione, ecco. E diciamo che per avere una visione di un fossile integrale bisogna innanzitutto essere abbastanza fortunati da spaccare la roccia avendo la parte e la controparte, come si chiama, cioè le due lastre che messe insieme ci permettono di avere una visione di quello che poteva essere l'animale. Poi ci sono tutti i cambiamenti tafonomici cosiddetti, cioè quelli indotti sia dal decadimento organico del tessuto quando l'animale è morto, sia dalla compressione delle rocce, eccetera, eccetera. Quindi in effetti è un'impresa estremamente ardua, anche se adesso si fa con degli strumenti sofisticati, raggi X, eccetera, che ci permettono anche di avere una piccola idea di quello che potevano essere le strutture originarie. Questi fossili di Burgess Shale della Columbia Britannica sono particolari perché hanno conservato, ovviamente mineralizzate, anche le parti molli. Perché un altro problema dei fossili, soprattutto non vertebrati, è che le parti molli in genere non fossilizzano, quindi le parti molli fossilizzate sono estremamente rare. Però sapendo come avviene la mineralizzazione e così via, si può un pochettino ricostruire quello che era la struttura dell'animale. Certamente gli errori sono facilissimi e non a caso diciamo le interpretazioni spesso sono così controverse, perché poi un grossissimo problema concettuale è che naturalmente noi interpretiamo questi animali con i nostri codici di riferimento, cioè inconsciamente usiamo i parametri che usiamo per gli animali attuali. Capisci? Mentre in realtà noi non sappiamo come potessero essere questi animali, ecco. E per quello che dico che potremmo essere fortunati a avere ancora l'anfiosso, che non è poi cambiato così tanto da questi qui, perché studiando questo animale qui potremmo facilmente forse avere una chiave d'accesso per interpretare altri animali. Però buona parte di questi restano di difficile interpretazione. Infatti penso che, diciamo, temo che i fossili vecchi di più di 500 milioni di anni una parola definitiva non sarà mai detta. Anche perché per interpretare fossili a noi più vicini, cosa si fa altro, la datazione, eccetera, eccetera. Se si è fortunati si ha una certa serie evolutiva, cioè si possono un po' seguire i cambiamenti durante l'evoluzione. Ad esempio, un esempio entusiasmante è l'evoluzione dei cetacei. Abbiamo abbastanza per sapere come si sono evoluti i cetacei, balene, compagnia bella. E si sono evoluti da quadrupedi, di cui abbiamo ancora piccole trasformazioni e così via. Però questo è possibile in animali relativamente recenti, come sono i cetacei. Però avere delle serie evolutive vecchie di mezzo miliardo di anni, anche perché le rocce sono antichissime e poi non si sono conservati, ecco, quindi è questo il grosso problema della paleontologia. Altre questioni? Sì, sembra giusto. Parole biologi. Allora, io ho fatto un po' fatica a capire qual è la sua conclusione, nel senso che vedendo in questa diapositiva l'anfiosso etichettato come urbilateria implica che l'anfiosso sia il progenitore comune a tutti i bilateri, protostomi e deuterostomi, e questo mi porta, assieme alle altre questioni che lei ha trattato, a sovvertire non una questione o due questioni, 3.000 questioni. Io sto completando un corso di biodiversità e evoluzione a degli studenti che sono qui, ho impartito una serie di
questioni e concetti che sono riportati non solo sui libri ma su fior fior di articoli. Tutto quel discorso che lei ha fatto sui genomi eotici, la relazione di parentela inizialmente tra i cefalocordati e i vertebrati, ultimamente tra gli urocordati e i vertebrati, in base a quell'articolo di Nature che lei immagino a cui faceva riferimento prima, sovverte parecchie questioni. Non ho capito esattamente quale sia il suo punto di vista, a parte questa controversa, diciamo, collocazione dell'anfiosso in un albero filogenetico non solo ristretto ai cordati, ma più in generale a questo punto un po' a tutti gli animali. Non ho capito esattamente, lei prima accennava a questa errata valutazione, certo, orientamento, certo, quale sia la sua conclusione, perché lei ha contestato tutta una serie di punti, diciamo, riportati in letteratura, su cui non mi sento di entrare nel merito perché non sono né un evoluzionista, faccio mai lo zoologo, mi occupo più di biologia dello sviluppo, però ovviamente se sono punti, diciamo, ormai portati avanti da anni, il fatto di dire semplicemente c'è stata una errata interpretazione iniziale fatta nel momento sbagliato, al posto sbagliato, ha avuto tutta questa serie di conseguenze, credo che debba essere anche un'affermazione, diciamo, opportunamente supportata. Cioè non ho capito esattamente quale sia la sua conclusione dopo aver fatto questa serie di contestazioni su questioni che sono state portate avanti nel corso del tempo. Quindi volevo avere un chiarimento su questa cosa. La mia conclusione è che le strutture dell'anfiosso e dei tunicati interpretate come omologhe, cioè parenti di quelle dei vertebrati, in primis notocorde e sistema nervoso dorsale, non sono tali perché sono ventrali, quindi non sono dorsali, quindi non è possibile che studiando il sistema nervoso dell'anfiosso noi abbiamo delle dirette indicazioni sullo sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati, quindi non sono parenti stretti. E con quest'ultima classificazione che ha spostato i tunicati più vicini ai vertebrati, già l'anfiosso è stato retrocesso vicino a quello che io penso sia il suo posto giusto, cioè all'origine sia dei protostomi che dei deuterostomi. È questo che io ritengo, che non abbiano alcuna parentela stretta con i vertebrati, che lo sviluppo delle loro strutture, che siano segmenti muscolari, fessure branchiali, tessuto nervoso, notocorda, non hanno nulla a che fare con quelle dei vertebrati, in maniera diretta, perlomeno diretta, perché quello che si sostiene è che sono omologhe, cioè che sono strutture direttamente imparentate. Io dico che non lo sono perché si formano in maniera diversa. Per quello che riguarda il supporto, si formano sul lato opposto del corpo. La struttura delle branchie, dei segmenti è completamente diversa, funzionano in maniera diversa e quindi non sono parenti. E allora che cosa sono? Ma evidentemente, in certo senso intermedie tra quelle di vertebrati e vertebrati, io li metterei proprio alla base dell'evoluzione del Cambriano, un gruppo che probabilmente un tempo era fiorente perché i fossili ci sono, adesso per quello che riguarda i cefalocordati comprende solo 3 generi, quindi sono proprio ridotti molto dal punto di vista della biodiversità. I tunicati sono estremamente più diversificati, però la cosa problematica è per esempio che dei tunicati praticamente non abbiamo fossili antichi attendibili, anche quello, no? Quindi anche quello è un gruppo che ha avuto una sua evoluzione estremamente particolare, hanno delle caratteristiche, ad esempio sono gli unici animali che io sappia che hanno tutto il pacchetto per costituire la cellulosa, quella dei funghi e delle piante, che è componente della loro tunica, del loro supporto esterno. Quindi sono animali da un certo punto di vista estremamente particolari, secondo me, i tunicati, che andrebbero visti come tali e non studiati come parenti dei vertebrati. Non so se sono stata chiara. Quindi praticamente chi è l'anfiosso non è il nostro parente più stretto. Probabilmente è l'antenato comune di tutti quanti gli animali moderni, cioè è vicino all'antenato comune, non che sia lui. Altre cose? Alberto. Io volevo fare due
brevi commenti rispetto a due cose che sono state dette. Una durante il seminario, cioè il problema dell'inerzia, in qualche modo nell'accettazione. E questo è un fenomeno che in effetti è stato studiato recentemente, perché nel 2010 è comparso un articolo che si intitola proprio Inerzia mentale nelle scienze biologiche, su una rivista biologica, dove studia appunto questo fenomeno per varie teorie, cioè quindi dandogli un po' l'importanza come una sorta di argomento da studiare nella storia della scienza, insomma. Il secondo commento era relativo ai fossili, quello che è stato detto è giustissimo, tant'è che nei fossili più antichi, cioè quelli del precambriano, quindi parliamo di 3 miliardi e mezzo circa di anni fa, 3 miliardi di anni fa, diciamo. Fossili di 3 miliardi di anni sì, fa? Sì, sono microfossili. Cioè fossili osservabili solo al microscopio. Beh, alcuni di questi si sono recentemente rivelati, per esempio, degli artefatti. Ah, beh, certo. Organici, certo. Quindi sì. Non, in quel caso non più si va indietro, più effettivamente si entra in qualche cosa di intermedio fra l'organico, il vivente e l'inorganico. Quindi questo è il discorso. No, avevo due brevi domande. La prima un po' di natura storica, cioè questa famosa inversione dell'embrione, che a un certo punto si è invertita la parte dorsale con ventrale. Più che, quindi, se capisco bene, più che un errore, è stato un desiderio di corroborare alcune idee sulla filogenesi che erano già presenti, di dargli anche una corroborazione dal punto di vista embriologico, o è stata una svista, proprio un errore? No, è stata proprio una svista, perché io ho letto i lavori originali di Kovalevsky, Alexander Nufrevich Kovalevsky, e a differenza del suo amico e collega Meshnikov, Kovalevsky non era molto accurato nel fare i suoi lavori embriologici e nel disegnare le sue tavole. Cioè, nelle sue tavole questi embrioni sono orientati a casaccio. Lui ha ritenuto dorsale, nella sua larva d'ascidia e poi d'anfiosso, la parte che presentava questa notocorda e questo sistema nervoso. E in realtà non è Kovalevsky che ha commesso, secondo me, volontariamente questo errore, ma questa svista è stata immediatamente utilizzata per supportare le teorie evoluzioniste. Questo sì, Darwin stesso nell'Origine dell'uomo cita Kovalevsky e il suo lavoro sull'ascidia, dicendo che probabilmente gli antenati dei vertebrati, quindi in definitiva dell'uomo, potevano essere animali simili alla larva d'ascidia. Ecco, quindi non, in realtà è stato proprio anche frutto del caso capitato in un momento storico particolare dal punto di vista delle teorie evolutive, ecco. Cioè, questa svista è venuta molto bene come prova clamorosa. Ma perché è nato questo concetto? Perché in realtà l'anfiosso, l'ascidia hanno uno sviluppo un po' diverso, ha un tipo di sviluppo iniziale che è molto semplice, ricorda quello degli echinodermi, di altri invertebrati, è diverso da quelli dei vertebrati. Quindi il ragionamento era: qui abbiamo degli animali che si sviluppano come invertebrati, ma in realtà poi sono parenti dei vertebrati, ecco l'anello di congiunzione. In realtà Kovalevsky, ad esempio, continuava a considerare le ascidie dei molluschi, non pensava che fossero caudati, e diceva: ecco che qui un mollusco si sviluppa come un vertebrato. Però in realtà tutto è nato dal problema che, invece di orientare l'embrione e vedere che strutture si sviluppavano, e lui ha fatto l'opposto, ha orientato l'embrione in base alle strutture adulte. Cioè, in embriologia è chiaro che non si può procedere in questa maniera. Noi dobbiamo, se paragoniamo degli embrioni, dobbiamo orientarli tutti allo stesso modo.
perché sennò è chiaro che gli errori sono inevitabili. Come li orientiamo? Li orientiamo a vedere da che parte iniziano i cambiamenti, diciamo la gastrulazione, no? E da che parte vengono espulsi i globuli polari. Questo è un concetto fondamentale, dobbiamo sapere qual è l'asse dell'uovo. Cioè li orientiamo in base all'asse dell'uovo. Kowalewski non ha fatto nulla di tutto ciò. E infatti fu criticato da Berce, lei ha letto il mio articolo, dicendo lui parla di sopra e sotto, ma non dice assolutamente in base a cosa ha deciso, che cos'è sopra e sotto. Capite? Questo, quindi non è stato una cosa volontaria fatta per supportare l'evoluzione, acquisire fama, semmai è l'opposto, è saltato tutto il dibattito evolutivo che ha utilizzato questa cosa come prova, ecco. Quindi, e la seconda cosa era, quindi la posizione attuale dei tunicati è altrettanto criticabile quanto era prima quella... Assolutamente, non penso che abbiano proprio nulla a che fare con i vertebrati, sono un ramo isolato, particolare, e appunto particolare per tantissimi punti di vista, se andiamo a vederli, ma che su cosa sono i vertebrati non ci dicono molto. Un'altra cosa interessante poi in realtà è che tutti gli animali hanno qualcosa di comune, hanno un genoma in comune, hanno delle strutture simili, questo è un grosso argomento a favore delle teorie evolutive, no? Cioè di un'origine comune. Ma dal punto di vista di cercare delle parentele strette, questa somiglianza ci ostacola. Perché ad esempio, la cosa curiosa, questo enteropneusta, che nessuno considera strettamente parente dei vertebrati, anche se qualcosa c'è, dal punto di vista delle espressioni dei geni che regolano il sistema nervoso, è più simile ai vertebrati dell'anfiosso. L'anfiosso ha più eccezioni. Quindi è molto difficile, basandosi come si tende a fare oggi, solo sui geni, trovare una risposta a questo dilemma. Cioè, in questo ci deve aiutare l'embriologia, che ci dice come si sviluppano le strutture, e la paleontologia con tutte queste incertezze che giustamente sono state sottolineate, per avere un'idea di come erano effettivamente gli animali antichi. Ecco. Grazie. Grazie. Ma a questo punto una domanda mi sorge spontanea. Questo errore di valutazione dell'embrione sarebbe avvenuto più o meno quanto tempo? 1866. Ecco. Sazed e Robertis hanno ipotizzato l'esistenza di questa Urbilateria, credo più o meno nell'85, una trentina d'anni fa. In questo lasso di tempo, effettivamente, la possibilità di mettere l'anfiosso in quel punto dove lì c'è scritto Urbilateria, quali risultano essere le problematiche nell'effettivamente convalidare questo tipo di ipotesi? Cioè, ho capito che 100 rotti anni fa potrebbe essere stato fatto questo errore di classificazione dell'anfiosso, ma visto che l'anfiosso addirittura potrebbe occupare quel posto che ritengo assolutamente chiave e cruciale, dove stanno, quali sono i problemi nel convalidare questo tipo di ipotesi? Cioè, perché non ci si muove da questo punto? Questa me lo domando anch'io. Ecco, la risposta che mi è stata data da colleghi statunitensi è che ci vorrà del tempo, 20-30 anni, speriamo, non lo so. Forse continuando a sequenziare geni, prima o poi si riuscirà a fare un paragone, però ho capito che non è così semplice, perché dicevo, proprio un articolo di quest'anno dice che il genoma dell'anfiosso draft sequenziato anni fa, e ci potrebbero stati dei grossi errori, e quindi ci sono anche dei problemi tecnici, poi nonché dei problemi di interpretazione, perché mi sono accorta che poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Questo è un altro capitolo, cioè io per esempio non ho nessun interesse né negativo né positivo a dire quello che credo, secondo me le cose sono così, è difficile confutarle. Ma i gruppi di ricerca che basano i finanziamenti sulle pubblicazioni, eccetera, non hanno questo tipo di atteggiamento.
Ad esempio, una cosa che anche chi crede che l'anfiosso sia parente dei vertebrati dovrebbe rifiutare con un sorriso, peggio, sono quei progetti di ricerca italiani, statunitensi, eccetera, che cercano di tirare soldi per questo tipo di ricerche, dicendo che l'anfiosso, essendo il nostro parente più stretto, ci può aiutare a trovare cure per il diabete, per l'Alzheimer. Ma io ho letto queste cose, no? Cioè, si fa un po' di propaganda per ottenere i soldi che secondo me invece dovrebbero essere dati alla ricerca di base, senza attaccarsi a dei pretesti di futuro utilizzo. Non so se sono stata chiara. Il problema è che adesso, per avere soldi per la ricerca di base, spesso si deve convincere il finanziatore che si sta studiando qualcosa che darà interessanti sviluppi applicativi, magari nel campo biomedico. E questo è un grosso problema, perché tende in realtà a offuscare poi l'obiettività scientifica, perché ognuno poi si attacca al proprio modello, no? Dice: questo modello promette. Io sono convinta che in quel caso lì anche chi scrive questi progetti di ricerca non ci crede a ciò che dice, no? Però poi è quello che viene pubblicato. E naturalmente questo che facilita la stasi di cui sopra. Ci sono altre domande? Se no, io vorrei anche chiederti una cosa, anche se questo va al di là dell'argomento di oggi, ma dato che tra l'altro sei anche stata allieva del professor Sarano, sì, puoi dire qualcosa magari su questo... sviluppi dell'epigenetica, che non è assolutamente una, come dire, una confutazione, no, delle teorie dell'evoluzione classica, ma piuttosto un'integrazione che può essere, che mi sembra che tra l'altro ultimamente ci siano stati altri sviluppi che io non conosco bene, ovviamente non è la mia specialità, ma che sarebbe interessante conoscere per capire che appunto quando discute di queste cose, purtroppo in televisione sembra che l'unica alternativa è tra darwinisti, ortodossi alla Monod e creazionisti. Beh, cioè, questa è una visione ovviamente rozza e funzionale solo a creare il clima di rissa che in genere si vuole creare in televisione. In realtà, come è giusto che sia, nel mondo scientifico si discute per cercare di migliorare le ipotesi, e appunto anche questa è una cosa interessante, se puoi dire due parole. Sì, questo è, purtroppo è vero, perché prima di venire qui ho cercato di scaricare delle altre immagini dal libro di Haeckel, The Evolution of Man, e quindi digitando Evolution of Man e Haeckel sono capitata spesso su siti di creazionisti americani. Cioè, sembra appunto che la critica a quelli che in effetti sono stati dei falsi storici, quelli di Haeckel, le immagini, compagnia bella, si è portata avanti con la massima convinzione proprio dai gruppi di creazionisti. Invece il dibattito della maggior parte dei biologi è, come dire, meno ardito. Questo mi dispiace, no? Forse è anche giusto, perché le cose sono ancora un work in progress, non abbiamo ancora le idee chiare, no? Però da parte dei biologi, io mi riferisco a dei colleghi italiani che parlano molto di biologia, si ha sempre anche il timore che, criticando il corpus della teoria evoluzionista, della vulgata, si favoriscano i creazionisti. Quindi si crea questa specie di cortocircuito, no? Però chiaramente i creazionisti vanno spazzati via, perché diciamo, qua stiamo parlando di teorie scientifiche, non certo di idee religiose, no? È vero che la teoria della sintesi moderna, che è l'ultima versione fatta del darwinismo di Meyer, adesso sta subendo dei grossissimi cambiamenti, quello sicuramente. Vengono dalla genetica, perché si è scoperto una quantità di cose, non solo i geni Ox e quant'altro, che quella ancora è già qualcosa. Ma poi, per esempio, che tutta la parte di DNA, detto DNA spazzatura, già anche DNA, che nell'uomo tra l'altro è moltissimo,
E in realtà non è spazzatura, ma ha funzioni di regolazione in larga parte. Poi si sono scoperti degli RNA regolatori di cui fino a 10 anni fa si ignorava totalmente l'esistenza, i microRNA. E quindi naturalmente adesso una quantità di lavori sull'evoluzione a livello molecolare si concentra su questi microRNA. Poi, come dicevo, questi elementi trasponibili del genoma, cioè questi pezzetti di genoma che possono viaggiare in senso orizzontale, che semmai complicano ancora la situazione. E poi in realtà si è anche scoperto che ci sono degli adattamenti attivi all'ambiente da parte degli animali, quelli che un tempo erano tutti raggruppati sotto la dicitura di plasticità fenotipica. Cioè tutti noi sappiamo che gli esseri viventi, le piante ancora più degli animali, se sottoposti a stress o stimoli ambientali possono cambiare la loro struttura. Però il fatto, questo Sarà lo dice nel suo libro, è che questi cambiamenti si è visto che possono essere ereditati. Quindi si torna a una componente, se vogliamo, lamarchiana dell'evoluzione, cioè l'ereditarietà dei caratteri acquisiti, che peraltro non era stata esclusa da Darwin. Cioè Darwin in realtà ha avuto un atteggiamento un po' così oscillante, e pur mantenendo la selezione naturale come il fattore principale, comunque a lui più caro, poi soprattutto nelle edizioni successive dell'Origine della specie, accettò crescentemente questa ereditarietà dei caratteri acquisiti, senza la quale è impossibile in realtà spiegare certe evoluzioni molto veloci. Quella dei cetacei, ad esempio, che in pochi milioni di anni si è passato da un quadrupede a un animale come un cetaceo, che non è assolutamente possibile spiegarla come variazioni casuali, nel senso non orientate in una certa maniera. Ma poi ci sono anche una quantità di dati di laboratorio su modifiche indotte che vengono ereditate. Ormai questo si sa e si accetta. Io parlo dei lavori su Nature addirittura, no? Su Drosophila sono stati fatti. È stato fatto un interessantissimo esperimento su non so che isoletta deserta lì dell'Adriatico verso la costa istriana. Cioè circa 40 anni fa hanno spostato lì una piccola popolazione di lucertole, non so di che specie, carnivore, per vedere cosa succedeva. E con enorme stupore, dopo questi decenni, sono andati a vedere queste lucertole che hanno dovuto cambiare dieta e nutrirsi prevalentemente in larga parte di vegetali piuttosto duri che venivano su qui, e hanno notato che in questo tempo ridicolo di decenni dal punto di vista dell'evoluzione, quindi quante generazioni di lucertole, ben poche, avevano sviluppato un cranio diverso, una masticazione adatta non tanto a ingoiare la mosca ma a masticare questa verdura, e un intestino molto più lungo con valvola ileocecale, cioè stavano diventando animali con delle caratteristiche da erbivori. E lì grande, ma come mai, la plasticità fenotipica, sta di fatto che... Io personalmente ritengo che gli animali reagiscano all'ambiente, reagiscano in maniera orientata. Questo ormai sembra effettivamente sempre più assodato, cioè entro certi limiti ovviamente cambiano a seconda dell'ambiente in cui si trovano, e pian piano questi, come dice Sarà nel suo libro, queste variazioni poi diventano trasmissibili geneticamente. Ma si sapeva dell'assimilazione genica. È un concetto che non è mai stato, diciamo, reclamizzato, perché dava fastidio al darwinismo più ortodosso, però Waddington l'aveva dimostrato. Le mutazioni orientate dei batteri. I batteri mutano in maniera orientata. Come questo possa avvenire? Ma in realtà è perché il genoma funziona in maniera molto complicata rispetto alle nostre idee di pochi anni fa. Ad esempio, il DNA è costantemente riparato, perché le mutazioni avvengono sempre. Però, diciamo, l'organismo può agire su questa riparazione, facilitarlo oppure no, può aumentare la frequenza di mutazioni di certi tipi, cioè può maneggiare il suo genoma
in modo anche da tirare fuori quello che serve entro i limiti della possibilità della plasticità dell'organismo, no? Quindi probabilmente in realtà l'evoluzione, adesso si parla già di sintesi estesa, cioè di una nuova visione d'evoluzione che tenga conto di tutte le novità sul genoma, su come vengono acquisiti i caratteri. Adesso dovremmo anche tener conto del trasferimento orizzontale di geni, che ci dice qualcosa sull'ecologia, ovviamente, no? Perché dove sarà più facile che passino geni da un organismo all'altro, dove questi organismi vivono insieme, in simbiosi, eccetera, no? Quindi direi che la visione ottocentesca di un quadro piuttosto semplificato adesso si sta complicando enormemente, e fortunatamente, no? Perché la vita stessa è complessa, non potrebbe aver avuto questa radiazione enorme su questo pianeta se non avesse avuto questa complessità. Ecco. Ho risposto a quello che avevi chiesto, Paolo? Direi di sì, più o meno, insomma, nei limiti del tempo che abbiamo. C'è ancora qualcuno che vuol chiedere qualcosa? Sì. Avevo letto tempo fa di un articolo che riguardava la questione di Picaia gracilens. Ah, sì, sì. E di come essa fosse teoricamente imparentata con gli attuali cordati. In base anche alle considerazioni fatte stasera da lei e le sue ricerche, che cosa ne pensa? Ma dunque, Picaia gracilens è stata, diciamo, portata all'attenzione da Steve Gould soprattutto, ma all'epoca chi aveva scritto una piccola descrizione di questo fossile era Simon Conway Morris, che ha pubblicato la descrizione totale solo pochi anni fa. Da qualche parte ho questo articolo, che è estremamente ponderoso ed estremamente controverso. Cioè, Conway Morris piazza la Picaia nei cordati, ma con delle caratteristiche insolite, tanto che questo articolo ha suscitato le polemiche invece dei sostenitori dell'anfiosto come parente dei vertebrati, perché, adesso non ricordo esattamente certi dettagli anatomici, considera la Picaia in realtà piuttosto modificata rispetto al cordato ancestrale. Quindi attualmente qual è la situazione? Si continua a accettare la Picaia come cordato, ma non è pacifica l'accettazione dell'interpretazione di chi l'ha studiata, ecco. Grazie mille. Perché in realtà la Picaia ha delle caratteristiche non semplici. Innanzitutto non ci sono per niente visibili particolari fessure branchiali, ma ci sono lì dalla parte, diciamo, cefalica, come delle piccole sporgenze che suggeriscono dei filamenti branchiali. Ma la cosa peggiore è che ha una testa bilobata molto simile a quella degli annelidi primitivi. Quindi ha delle caratteristiche problematiche. E comunque, se le interessa, mi manda una mail e io le spedisco la descrizione totale di Conway Morris. È una cosa molto interessante. C'è ancora qualcuno? Abbiamo tempo forse ancora per una. Se no, se non c'è nessuno, possiamo anche concludere. Tanto più o meno siamo alla fine. E quindi, concludendo, direi che certamente quest'anno abbiamo forse proposto più domande che risposte, posto più problemi che soluzioni, ma questo è anche una cosa che intanto fa bene, e spero almeno che siamo riusciti a porli in modo interessante e intelligente, perché comunque porre un problema in un modo intelligente, anche quando poi magari la soluzione è diversa da quella che uno immagina, è sempre una cosa che aiuta ad andare avanti. E ci riproveremo, chiaramente, anche l'anno prossimo, e quindi a questo punto a me non resta che ringraziare tutti
naturalmente innanzitutto Margherita e poi tutti quanti, in particolare i colleghi biologi. Scusate, per mia curiosità, chi è qui che è biologo? Può alzare la mano un attimo, giusto per capire quanti siete? Beh, insomma, qualcuno c'è. E quindi qualcuno è anche venuto e questo fa piacere, perché comunque è sempre una cosa, anche se nasce nell'ambito del nostro corso, ci fa piacere che ci sia anche qualcuno che viene da un ambito diverso, che trova interessante quello che facciamo. Speriamo troverete interessante anche quello che faremo l'anno prossimo, che, come ho detto, molto 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 probabilmente sarà dedicato all'intelligenza artificiale. Saluto tutti e quindi arrivederci al 2016 con Scienza e Fantascienza. Arrivederci. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. TV Dad. On the next TV Dad, presented by Progressive, TV Dad meets the prom date. So you're here to take my daughter out, huh? Yes, sir. Now, I'm only going to say this once. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. Oh, I thought you were going to say take care of my little girl or something. She's a kickboxer. She could take care of herself. Listen to your TV Dad. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing, help save lives, and so can you. Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing, help save lives. Donate today at your local CSL plasma center and be rewarded for your generosity.